L'allarme è scattato attorno alle 11 quando un gruppo di sciatori che stava percorrendo la Val Travenances, area che si estende tra le Tofane e il gruppo Lagazuoi Fanes in comune di Cortina d'Ampezzo, è stato vittima di un distacco di neve improvviso. Uno degli sportivi è stato coinvolto dalla valanga. Subito i compagni hanno contattato il 118 per dare il via alle operazioni di soccorso. Sul posto sono giunti l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore con un'unità cinofila da valanga e squadre del soccorso alpino in movimento, assieme a due soccorritori dei carabinieri. Dopo alcune ore di ricerche, gli operatori hanno rinvenuto il corpo senza vita dello sciatore. Si tratta di un cinquantenne di Bolzano che era partito assieme agli altri due amici da Capanna Alpina. Poco sotto la cima i due compagni erano scesi uno alla volta e giunto il turno del terzo. Quest'ultimo avrebbe preso un cumulo di neve ventata cadendo per circa 900 metri nel vallone a fianco di quello da cui avrebbe dovuto scendere. Nei giorni scorsi, a causa delle abbondanti precipitazioni nevose e del successivo arrivo del bel tempo, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto aveva emanato l'avviso di criticità per rischio valanghe fino alle ore 8 di sabato. Abbiamo fatto una prima ricognizione con l'elicottero e con l'ARVA in dotazione all'elicottero. Abbiamo individuato il punto esatto e poi abbiamo fatto le operazioni di monitoraggio del sito con ritrovamento del punto esatto. Il pericolo c'è sempre, quando c'è neve il rischio zero non esiste, no? Dobbiamo essere noi che frequentiamo quel tipo di ambiente, quel tipo di vallata, quella particolare pendio, a valutare il manto nevoso e quindi a tenere il bollettino di riferimento. C'è stata una forte azione eolica in questi giorni, quindi spostamento della neve con accumuli, lastronidamento. E quindi anche un piccolo lastrone su un pendio inclinato di 30-40 gradi potrebbe diventare un grande problema, come in questo caso che purtroppo ha avuto un esito negativo con la morte dello sciapinista.